Da un lato, gli alberi tagliati in piazza Sacro Cuore a causa dei lavori di riqualificazione e le critiche sferzanti all'amministrazione di ambientalisti, ma anche delle opposizioni. Dall'altro, almeno nel caso specifico, un piano di comunicazione accessibile mediante un telefonino. Attraverso un QR code è possibile seguire passo per passo e nei dettagli cosa si sta facendo concretamente nella piazza storica della città. Noi restiamo sbalorditi del fatto che soltanto a Peschiera il PNRR sia stato utilizzato per abbattere gli alberi e cementificare i parchi. Parliamo di via 8 Marzo, via Fondaggio Bizzarri, via Sente la Campana, via Le Promere e adesso anche piazza Cacuore, che sicuramente non era la piazza più bella della città, però è stata fatta 15 anni fa, quindi in realtà era sufficiente, crediamo, un'opera di manutenzione con costi anche molto ridotti per renderla ovviamente più bella e più vivibile. Certamente non abbattendo gli alberi, che ormai è una costante degli interventi del sindaco Masci e della sua giunta, di cui non comprendiamo il motivo, perché davvero Pescara sta scegliendo di utilizzare i fondi PNRR che erano stati pensati proprio per agevolare la transizione verso una sostenibilità maggiore, per abbattere tutto ciò che c'è di verde in città. E su questo l'amministrazione Masci ha più volte ribadito la necessità di rimuovere le piante malate e ha invitato i cittadini ad osservare meglio il verde. Sposo pienamente le riflessioni delle associazioni ambientaliste che hanno dimostrato con perizie che si potevano salvare tantissimi alberi. Questa è una vera mattanza. Il taglio degli alberi a Pescara è una vera mattanza, denota la mancanza di lungimiranza da parte dell'amministrazione comunale. Io sogno e vorrei che si piantassero nuovi alberi, ma se i nuovi alberi che pianteranno qui, piccoli alberi, per crescere, per diventare adulti come quelli che c'erano, ci vogliono 40 anni. Ecco, io immagino degli accordi di programma tra il pubblico, il privato, chiunque voglia costruire sulla città di Pescara, nel futuro dovrà garantire mediante un accordo di programma la piantumazione di nuovi alberi a Pescara.